Alle Terme Tettuccio dal 16 al 20 agosto si svolgerà la prima edizione del Montecatini Piano Festival, una rassegna che propone concerti, workshop e iniziative dedicate all'alta formazione musicale che rappresenta l'edizione europea del Tokyo International Piano Association Festival, di cui è direttrice artistica Aisa Ijiri, pianista di fama mondiale. L'iniziativa si avvale di artisti e insegnanti del Royal College of Music, il cui lavoro è seguito da studenti e professionisti di tutto il mondo. Montecatini Piano Festival è una grande occasione, la sua primissima edizione, è un evento in cui ho creduto molto fin da subito. Sono contento perché le Terme hanno, come dire, trovato questa opportunità, l'hanno proposta, e io devo dire che è la primissima occasione per questa amministrazione di creare eventi ripetuti negli anni e di altissimo livello. È un evento internazionale che avrà un richiamo anche turistico, è la primissima edizione, quindi ci sarà occasione di crescere negli anni, ma io ci punto e ci scommetto molto perché ci credo fortemente. Infatti mi sono dato da subito da fare perché potesse, insomma, essere, partire per il meglio. In prospettiva avete anche l'idea di realizzare una vera e propria accademia internazionale qui? Sì, è una idea che vogliamo portare avanti e, ripeto, penso sia un'occasione per tutto il nostro territorio, e Montecatini deve ripartire da eventi di questo genere. I fell in love with this part of Italy last year. Mi sono innamorata di questa parte d'Italia lo scorso anno e sono davvero entusiasta di essere qui a Montecatini oggi con tanti colleghi provenienti da tutto il mondo, Stati Uniti, Giappone, Europa, Russia, per lanciare questo nuovo festival. Quante persone è previsto partecipino al festival? Abbiamo studenti provenienti da San Francisco, Russia, Taiwan, Giappone, Corea e da tutta Europa, e abbiamo anche docenti provenienti da Danimarca, Londra e poi amici, fan, famiglie da diversi paesi del mondo. È una sorta di ritrovo in una città centrale per ciascuno di noi che vuol godere della musica, dell'arte e della cultura italiana. And the art and the culture of Italy.